Allora, ci siamo, siamo in partenza. Sto andando in aeroporto tipo 5 ore prima del mio volo, ma è un problema psicologico, una malattia che ho io e che penso abbiano in tanti. L'attire, il look è quello da conferenziere, non so se si vede. E ho controllato già se ho il passaporto almeno 20 volte, ma quello è un altro problema che ho io, quindi ce l'ho, dovrei avere tutto, i documenti ci sono, quindi speriamo di divertirci, ci vediamo fra 20 ore. Allora, un momento interessante perché sono appena arrivato in aeroporto e la ragazza che prendeva le valigie alla discesa del bus che porta in aeroporto mi ha scambiato per l'autista. Effettivamente, questo è il look da conferenza che mi sono messo, che è anche quello dell'autista dell'autobus. Ho appena visto qui in aeroporto che purtroppo il nostro grande idolo Leo Fioravanti non è riuscito a passare alle semifinali, però dai, gran risultato Leo. Leo, se ci senti, metti un mi piace qua perché ti diremo delle cose interessanti anche a te sul clima e sul livello del mare e magari anche sulle onde del futuro che cambiano. Vedremo cosa presenteranno alla conferenza WCRP a Singapore. Adesso si aspetta e poi si prende l'aereo. Ciao. Arrivati finalmente, è stato un viaggio lungo, ma tutto sommato abbastanza buono. Vi mando questo messaggio prima di mettermi nel letto nella mia cameretta, che è piccolina. Purtroppo il presidente di Sons of the Ocean mi aveva promesso il Marina Bay Sands, che è quello dove si corre il Gran Premio di Formula 1. Sono andato lì e non c'era nessuna prenotazione a mio nome. Adesso protesterò con il presidente di Sons of the Ocean per questa cosa. E quindi ho dovuto ripiegare su un hotel piccolo e abbastanza economico nel centro di Singapore. Quindi, questa una piccola nota per il nostro presidente. Ciao Matteo, ti saluto. Una cosa che ho pensato durante il volo, che volevo condividere con voi prima di entrare all'interno di tutto quello che sarà la conferenza, è questa. Ho spesso sentito, mi è capitato di sentire questa critica a chi fa il mio lavoro, e cioè. Ma voi che dite che il clima sta cambiando, che le emissioni di CO2 sono molto alte, bisognerebbe interromperle, prendete un aereo per andare a una conferenza dall'altra parte del mondo e sappiamo che comunque i voli aerei fanno parte delle grandi emissioni di CO2. È vero, non ci si può nascondere dietro un dito. Questo discorso c'è tantissimo all'interno della mia comunità scientifica, cioè dovremmo abbandonare completamente i meeting di persona e darci solo ai meeting online, così come abbiamo fatto per i 2 anni e mezzo passati. Alcuni dicono di sì, alcuni dicono che dovremmo assolutamente smetterla di andare alle conferenze. Alcuni altri sono invece hanno una posizione un pochino più intermedia e credo di essere tra quelli, cioè se c'è una conferenza dove posso arrivare magari con un treno che emette meno CO2 di un aereo, ci vado con il treno. Quindi questa è una delle prime cose che cerchiamo di fare, siamo molto attenti a fare. La seconda è che ho promesso di fatto che alla fine di tutto il progetto farò un calcolo della CO2 che abbiamo utilizzato per andare nei vari posti dove andiamo a fare lavori sul campo o alle varie conferenze. E pagherò quelle che si chiamano compensation measures. Ecco, questo io lo faccio. Adesso vado su Carbon Brief e vi metto qua sotto il link e vi calcolo anche qua sotto quanto mi è costato o quanto mi costerà in termini economici
questo viaggio. E poi c'è da dire che ognuno fa le proprie scelte, nel senso che ad esempio io decido di andare a qualche conferenza durante l'anno, qualche altra magari farla virtuale adesso che abbiamo imparato a farle grazie al Covid, forse uno dei pochi aspetti positivi del Covid. Quindi la risposta a questa domanda secondo me sta sempre nel mezzo, bisognerebbe tutte le attività che facciamo pensare a quanta CO2 ci costa. Io ad esempio sono una persona che utilizza molto poco la macchina, per 15 anni non ho avuto un'auto mia, quindi fondamentalmente non emettevo nessuna CO2 per andare da A a B con la macchina. In Germania è molto facile perché il trasporto pubblico è molto buono, in Italia anche sta diventando molto buono. Ecco, questo era un ragionamento pre-conferenza. Sì, ho speso tanto in termini non solo economici, ma anche di CO2 per essere qui a Singapore e è anche per questo che cercherò di far valere molto quello che ho speso. Lo faccio facendo a voi questi video, lo farò incontrando i miei colleghi. Adesso io mi butto nel letto, ci vediamo domani. Ciao ragazzi, seguiteci qua sotto e buonanotte.